Direi che va bene, bella decisa, va bene. E lascia un'impressione buona la giuria, anche se Tuffo era un po' scarso, però avete sentito lo schiocco delle mani quando ha toccato l'acqua, e questo fa sì che l'impatto sia bello duro, consistente, ed è quello che vogliamo vedere per i prossimi tre tuffi da parte di Noemi. E siamo ancora sopra i 70,40 per Noemi Batki, che adesso diciamo si è garantita un tesoretto in vista del prossimo tuffo, che è lo scoglio per lei, la verticale. Eccola con la mamma, una partecipazione olimpica per i Bojanaghi, per i coloni ungheresi, a Barcellona 1992, 21esima. Sì, l'ho vista sempre molto decisa, e l'importante è che ha lavorato molto nell'ultimo collegiale di Trieste su questo tuffo. La decisione deve essere il giusto compromesso tra il lavoro di braccia e il lavoro di gambe. Non ci deve essere fretta, ma ci deve essere tempismo giusto per portare la verticale con una certa spinta nelle braccia, in modo da avere spazio nella parte finale da poter carpiare e mettersi di nuovo in verticale. Buona la verticale. Molto bene! Questo potrebbe essere il tuffo decisivo. Andiamo verso una medaglia! È un ottimo tuffo, il migliore che ha mai eseguito. Mai eseguito così bene, brava! 70,40. Allora, ci sono gli 8 e ci sono i 6. Pazzesco. Non capisco, i 6 forse ha perso leggermente le punte dei piedi. Ma non può essere. Secondo me i due giudici che hanno dato 6 sono il giudice... È l'ucraino, il lituano questa volta. Ma no, non è da 6 questo tuffo. Vanno via, per fortuna, vanno via quei 2-6 Polonia e Lituania che ci vogliono male, ma noi batteremo anche loro. Tre tuffi sopra i 70 punti per Noemi Batki, siamo come ruolino di marcia sui livelli dell'Olimpiade del 2012, quando i coefficienti degli ultimi due tuffi da tener conto, i tipi di tuffi, certo che c'è distacco fra la prima e la seconda, fra la seconda e la terza, fra la terza e la quarta. Sì, però è anche vero che questo distacco, come hai detto tu, può essere colmato con i coefficienti di difficoltà. Perché è finita sul podio olimpico, rimase comunque in corsa per una medaglia, ma all'ultima rotazione a Londra pagò inevitabilmente il 2,8 di coefficiente, perché una cosa è il campionato europeo, una cosa è l'Olimpiade con cinesi, messicane, canadesi, statunitensi, eccetera. Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato per Noemi Batki. Grande Noemi! E vai! Grandissima! La medaglia è lì ad un passo, bisogna solo andarla a prendere! Era verticale, ha finito veramente all'ultimo, però c'era tanta verticalità, c'era l'ingresso in acqua senza schizzi. 72 punti per Noemi Batki, che è a 284 con un tuffo ancora da eseguire. 4 tuffi su 4 sopra i 70 punti. Bravissima, soprattutto mettere tensione alla barra, che questo è l'importante. Deve sapere che c'è un atleta che sta contrastando il suo dominio. Noemi Batki, anche per lei doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato. È una situazione dal punto di vista della tensione nervosa che lei conosce, perché è dal 2010 a Budapest, proprio là dove lei è nata, che lotta per l'oro dalla piattaforma, quindi insomma sa come gestire questi momenti. È un po' passato, un po' abbondante, mannaggia, infatti vedete proprio la testa della mamma che sperava in qualcosa di più, ha tirato un po' all'inizio, infatti quello che non volevo che accadesse, ha tirato un po' con le spalle inizialmente perché voleva portarlo su. 61,60
per loro ho paura che non basti, dobbiamo anche stare attenti. Eh sì, al ritorno la Marina, con la Marina e la Prokopchuk, che la Prokopchuk diventa ancora più pericolosa avendo coefficiente elevato. Comunque che gara, brava Noemi, 346,40 punti. Certo che è mancato qualcosa, proprio come il tuffo a più basso coefficiente di difficoltà, in teoria quello. Sì, l'ho detto. Non si può dire che l'abbia sbagliato. Sono i tuffi più semplici, che però devono essere dosati. E vedi House Denieri, primo tuffo, doppio mezzo indietro, tuffo più semplice, è un disastro. Intanto vediamo 59,50. Vediamo. Tranquillo. Oro la Britannica. Molto bene, molto brava. Applaude anche Noemi e la Prokopchuk. Doppio mezzo indietro cappiato con un avvitamento e mezzo. 76 punti per scavalcare Noemi. Abbiamo detto prima 3-8, anzi 2-8, 7,5. Non gli è uscita fuori l'entrata senza schizzi, tutti quelli che si aspettavano questo, soprattutto i giudici, e quindi ce la giochiamo. È argento, andiamo. Medaglia argento. Brava Noemi. 4 anni dopo Budapest 2010 e poi 3 anni dopo 4 anni dopo Budapest. Ed ecco la gioia di Noemi, del team italiano. Questo è un grande risultato per i nostri tuffi, perché siamo stati oro dal metro, argento da 10, lotteremo per le medaglie da 3 e nel sincro donne da 3, insomma, siamo da medaglia, non diciamo di che metallo, e da 10 non abbiamo portato la coppia. Quindi questa è Vangulov, credo, no? Il capo. Sì. Poi raccontiamo anche una cosa che riguarda lo staff tecnico britannico. Andiamo in pubblicità intanto. A destra è un russo, colui che ha seguito per anni Dmitry Sautin, che poi è stato, quando la federazione britannica aveva i soldi in vista delle Olimpiadi del 2012, è stato ingaggiato dalla federazione britannica al pari di Young e Jans, di tanti altri allenatori. Insomma, adesso bisogna vedere cosa succederà, però se davvero saltasse Banks potrebbero saltare molti equilibri e potrebbe risentirne proprio nel suo insieme la squadra britannica. Assolutamente sì, io credo che già ne ha risentito, perché secondo me il fatto che Tanya Couch non sia qua e la Gallantry è proprio per questo motivo. Non è tanto una scelta di dire vado in vacanza, ma sicuramente avranno un po' discusso, e non essendoci Banks come allenatore, neanche loro hanno voluto presenziare questi europei. È come se la federazione italiana volesse non confermare Oscar Bertone. Vabbè, stiamo scherzando. Andiamo a vedere adesso sul podio dopo la Prokopchuk. Stiamo scherzando, intendiamoci. Dopo la Prokopchuk, bronzo, sale sul podio e se l'è persa la regia Noemi Batki. A sinistra, quarta medaglia della piattaforma per Noemi. Italia praticamente sempre sul podio, o quasi, dai primi anni 2000, ad eccezione del 2006 e del 2010. È una splendida medaglia, voluta, con tutto il cuore, con la fatica del doversi allenare e gareggiare da sola contro nessuno in Italia, purtroppo, perché comunque a livello di Noemi non c'è nessuno. Ci sono altre piattaformiste, vedi Giorgia Barf, vedi Giulia Belsasso, vedi Flavia Pallotta, che è una fans di Noemi, che a recenti campionati italiani assoluti è arrivata seconda e che oggi qua è venuta a tifare con i genitori, che è in mezzo al pubblico. Manca solo la campionessa, la neocampionessa Sara Barrow. Insomma, la Gran Bretagna sale sul gradino più alto del podio in questo europeo 2010, che vivrà un'altra finale emozionante fra pochi minuti.
con i 3 metri maschili. Tanto sicuramente la meno contenta è la Prokopchuk, che ha saltato male, perché in allenamento ha fatto vedere le cose egregie, non è riuscita a ripetersi comunque, in finale. Prokopchuk, che ha sfiorato il punteggio del bronzo mondiale dell'anno scorso, attenzione, è bastato soltanto a vincere il bronzo europeo. 363 Barrow, 346 Batki, 341 Prokopchuk, lasciamo stare i centesimi, in una gara che ha visto un'ottima Laura Marino, bronzo a, tra l'altro, a, scusate, quarta a 3 punti, tra cui uno collegati giustamente. Le foto di giustamente, e poi penso e credo che Noemi. Direi la finale, forse vedendo i punteggi delle prime tre, più bella, con più qualità nella storia dell'Europeo. Sì, è vero, comunque stiamo vedendo delle gare ad altissimo livello, perché l'eliminatoria di ieri dal trampolino, dove bisognava ottenere 402 punti per andare in finale, la finale di oggi, le prime tre sopra i 340 punti, veramente vuol dire che l'Europa sta crescendo. Poi ricordavamo i 428 punti con cui un anno fa nel trampolino uomini da 3 Hausting ha vinto il bronzo, sarebbero bastati per arrivare noni ieri, quindi, e questo è di buon auspicio in vista delle ultime due finali individuali, che sono la piattaforma maschile domani, gara stellare, e il trampolino femminile di domenica. Piattaforma maschile dove, possiamo dirlo, non ci sarà Michael Verzotto, no, purtroppo, esatto, che ha dato tutto quel poco che aveva a causa di infortunio al polso nel sincro. Si pensava di far gareggiare Tocci, visto, sì, che ormai e poi magari gli facciamo guidare il pulmino, sì, per tornare in Italia. È arrivata Noemi Batki da San Giorgio. Noemi, complimenti e bentornata. Grazie, sì, dai, è da un po' che ero assente, però era ora, era il momento, cioè se non usciva adesso tutto quello che potevo fare non usciva più. Il tuo sorriso sul podio con questa medaglia d'argento al collo è un sorriso di serenità o ti sei detta dai, ce l'ho fatta, sono tornata? Sì, cioè lo volevo tantissimo, era la cosa che volevo di più al mondo, e tornare a gareggiare a questi livelli, ho lavorato tantissimo, e ho fatto tantissimi sacrifici, quindi era mia questa medaglia e dovevo solo andarmela a prendere. Senti, hai fatto 4 tuffi sopra i 70 punti, il quinto ne sono arrivati 62, e però rammarico non ce n'è, perché Sara Barro ha fatto una grande gara. Sì, sì, infatti l'ultimo tuffo potevo fare un po' meglio, diciamo che mi è rimasta dentro un po', però comunque non sarei arrivata prima, quindi va bene così, ho fatto una gara regolare, sono stata attenta sulle mie difficoltà e quindi adesso va bene così, dai. Mancava pochissimo per il record personale, però sarà per la prossima volta. Senti, adesso vacanza e poi? Poi si ricomincia con calma, sto programmando un periodo di allenamenti all'estero che ancora non è sicuro, quindi spero, incrocio le dita, che adesso con questo risultato io sia supportata in questo progetto. C'è una dedica? No, questa dedica so che può sembrare egoista, ma la voglio fare a me stessa, perché ho lavorato tanto e ho lottato tanto, soprattutto con me stessa. Non ci credevo, ho avuto periodi di crisi e invece ho voluto dimostrare a me che io sono qua e mi diverto ancora e mi piace. Questa è la mia passione. Complimenti, grazie.